Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Buonasera, bentrovati, ci siamo come ogni settimana per parlare della nostra passione ovale. Ci siamo come ogni giovedì per raccontare quello che noi abbiamo vissuto il weekend precedente. Noi siamo stati a Roma, al Roma 7, con il gruppo brasiliano. Perché? Perché giustamente, caramba, che sorpresa, il coach, il head coach del Brasile 7 è il nostro carissimo amico Andrés Romagnoli, quindi siamo stati con lui. Abbiamo condiviso con lo staff e anche con il team, il 7-a-side del Brasile, i momenti molto molto emotivi e interessanti anche. Quindi cominciamo il nostro reportage ovviamente con un clip introduttivo e subito dopo tutto quello che è stato per noi il Roma 7. Vamos! Da minha frente eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, Maria, Maria, oh, oba, oba, oba. Oh, Maria, Maria, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, vai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que quero é samba. Oh,
Traje suerte. Vero, hai ragione. No, comunque adesso seriamente, che bilancio abbiamo oggi? Adesso seriamente di questa giornata, la prima giornata del Seven. Sì, no, sono contento, più che altro che giocano tutti, che sono stati con noi. E poi adesso sono riusciti bene dopo un inizio difficile. Le ultime due partite sono andati bene. Tu cosa mi dici? Ex compagno del Livorno? Che bella epoca, eh? No, bene, è stato un torneo bene, ci sono stati 4 innesti nuovi e siamo partiti un po', la mia partita un po', diciamo, in sordina. In sordina, poi piano piano anche i ragazzi che si sono studentati sono fatti sia Mirko che Bocchino che Bergamo e si sono fatti vedere, sono fisicamente erano preparati, stanno entrando un po' il meccanismo, quindi la terza partita. Infatti io sono arrivato il pomeriggio, siamo visti prima con Bimbo, ho visto la partita, quindi posso raccontare che comunque avete fatto una buona partita, state ingranando bene di quello che risulta. Tu come l'hai visto, Bimbo? Non come dirigente? No, io dico, no, invece parlo dell'opportunità che Roma Serie ci dà di preparare il prossimo torneo. Poi Mosca è l'obiettivo principale di questo scheregato, riuscire ad arrivare con due posti in generale a un fondo. Stiamo sempre cercando un consiglio che poi potrebbe dare una passione per me. Sì, perché dell'elite, l'elite del Seven, anche perché comunque il Seven è un sport, un rugby che è spettacolare e da condividere e da comunicare tanto, secondo me, in Italia. Oltre a questa propria pubblicità c'è la possibilità di giocare un po' di più. Alla tua epoca hai giocato Seven qualche volta o no? Ho giocato con la selezione siciliana che era una degli androidi. Hai vinto qualche cosa? Con la Sicilia sì, nel senso che c'erano anche 3 Springbok di tutto rispetto e poi sono venuti a cambiare il mondo, tra cui Rudolf che è stato il allenatore. Ma il Seven è bellissimo, anche queste due giornate qui a Roma è veramente spettacolare con questa location di lusso. Ci sono anche le ragazze, anche, quindi... Stanno divertendo. Poi diciamo anche la parte socialmente è importante, perché stiamo pensando, condividendo 12 ore lo stesso campo, si fanno conoscenze, amicizie e poi spesso durano tutta la vita. Oh la 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 la! Bonjour, ça va? Ciao! Allora, prende il microfono, vedi come ti tengo subito, vedi? È il velo della diretta, così ti beccato subito, così fai il... Come scherzando, il tuo lavoro anche di comunicare, no? So che avete perso una partita. Sì. Raccontami un po' come sta andando questa giornata, perché il Seven comunque, secondo me, parlavamo con uno dei stupid qua, che... Amico tu! Noi siamo stati alle 2 tappe Fira, prima a Mosca e poi a Brive. Siamo arrivate settime. Ci siamo qualificate, siamo rimaste nella fascia che bene o male ci interessava. Abbiamo un sacco di ragazze nuove che ieri hanno finito la maturità e sono da fare allenamento. Perché dobbiamo crescere, dobbiamo fare meglio, perché noi vorremmo andare alle Olimpiadi prima o poi. E secondo me con il Seven, se lo curiamo bene in Italia, ce la possiamo giocare. Però beh. Allora, è una campanella d'allerta questa cosa. Sì, molto d'allerta. Va bene, ci vediamo dopo. Buona continuazione. Ciao, ciao, bella, grazie. E voilà, les jeux sont faits, viva la patria! Sei riuscito già a entrare in questo clima, atmosfera di Seven? Questa piccola olimpiade, questa piccola olimpiade che è la 13ª edizione del Roma Seven. Ci stanno i brasiliani per la prima volta qui a Roma e per la prima volta giocano un torneo in previsione della loro partecipazione all'Olimpiade di Rio del 2016. E lo sai che sono venuto da Brescia per quello io. Hanno un allenatore argentino, Andrés Romagnoli. Già sono strani perché giocano a rugby e non a calcio, quindi già li guarderanno male nel loro paese. E più hanno un allenatore argentino, quindi hanno il nemico dentro casa.
però effettivamente è una persona nel rugby, non è, sì, nel rugby di competenza dall'Argentina, è giusto che abbiano pescato dal paese argentino l'allenatore, e hanno vinto le prime due partite questa mattina, quindi sono candidati per arrivare ai quarti di finale della Cup, e vedremo come si comporteranno. Sicuramente sono l'attrazione più simpatica e anche più attesa del torneo, perché del Sudafrica si sa tutto, il Sudafrica arriva per vincere di nuovo la Coppa, hanno i giocatori, hanno una squadra molto giovane, ci hanno raccontato che hanno una squadra molto giovane, e punteranno però ovviamente dal loro grandissimo e altissimo tasso tecnico a rivincere il torneo. Un pochito di chicas, però quella 11 lì, hola, carina, sembri straniera anche te. What a difference a day made. And the difference is